Ciao a tutte e a tutti, ho finito il mio cardigan e sono troppo felice. Ho ancora i fili che devo ancora nascondere, ma non so come posso spiegarvi quanto può essere bello, morbido, avvolgente, caldo, tutto ciò che volete, questo cardigan. Adesso comunque voi dopo guarderete le foto, le avete già viste sicuramente su Instagram, sulla pagina di Facebook, dovunque. È stupendo, di un morbido, e non solo questo, è facilissimo da fare, facilissimo, non è top down, non è, si parte con la mattonella che è praticamente la parte più importante, per dire così, del cardigan. E poi si lavora questo scialle, perché la mattonella è praticamente la parte dietro e le maniche, quindi qua viene piegata e si creano i posti per le maniche, per le braccia, diciamo. E poi dopo si lavora questo e le maniche vere e proprio. Adesso io ho utilizzato 800 grammi, mi sono rimasti questi, per cui insomma 800 grammi in punto, posso dire, di filato Madonna. Ho utilizzato due sfumature messe insieme perché mi è piaciuto, potete anche voi utilizzare due sfumature, e potete utilizzare anche questo, il Torino, penso, è molto bello sfumato ed è molto leggero, quindi non appesantisce il progetto. Quindi ho utilizzato questo con uncinetto da 4,5, 800 grammi per una misura M, quindi se andiamo verso L, XL, sicuramente vi vogliono 800, sì, su un chilo e due, per dire, quindi sì, è lungo abbastanza, quindi insomma è proprio un cardigan capotino. Adesso, prima di lasciarvi con il tutorial, io ho preso dei bottoni grandi, belli, e ho preso anche cerniera. Quindi vi chiedo, cerniera o bottoni? È una domanda che ve la faccio perché veramente non lo so. Se metto cerniera, sarebbe il mio primo cardigan con cerniera, per cui ho anche trovato su un canale americano, penso, non mi ricordo, perché ieri sono stata a guardare metodi di mettere cerniere e mi è sembrato il migliore, per cui forse sarebbe il momento giusto che noi impariamo come mettere le cerniere, cioè io almeno, e quelle di voi che non sapete, perché insomma io proprio non l'ho mai fatto. Mi piacerebbe mettere cerniera. Per favore, adesso ditemi cosa vi piace: bottone o cerniera. Anche i bottoni stanno bene, bottone o cerniera, per favore, perché così posso fare anche il video da mettere la cerniera. Se scegliete cerniera, vi lascio il tutorial. Ciao. Allora, vediamo come si lavora questo cardigan. Prima di tutto si lavora il quadrato, il quadratone, che avete già il tutorial, per cui non sto più a ripetere. Per cui il quadratone si lavora, il mio ha il lato di 65 circa centimetri, e ho lavorato, ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 33 giri. Quindi ho lavorato 33 giri totali e ne ho 65,
per una taglia media, no? Small medium. Quindi se la volete più larga, invece di 33 potete completare con ancora 2-3 giri, no? Quindi per L 2-3 giri, poi sempre così aggiungete per 2-3 giri in più da L, quindi 33. Per capirci, 36 per L, 39 per XL, ok? Per capirci. E poi comunque lo misurate, perché la cosa più importante qua è quando arrivate alla fine, voi dovete, sono con il rovescio, dovete praticamente piegarlo fino ad arrivare in mezzo, quindi praticamente fino in mezzo si piega per creare le nostre maniche, ok? Quindi è veramente semplicissimo, e l'altra metà rimane per la lunghezza. Per cui noi arrivati qua, io adesso prendo il mio uncinetto, quindi ho lavorato con un uncinetto da 4,5, prendo il mio uncinetto e prima di tutto devo andare a vedere esattamente qual è la mia linea di mezzo e aggiungere un marker. Ecco i miei marker, quindi la linea di mezzo, quegli altri marker poi dopo vi spiegherò. Adesso vado a vedere, è qua, da qua, no? Questa è praticamente qua, e vado proprio così col dito senza perderla, no, di vista, è questa. Allora, prima della linea di mezzo, nella nel spazio, nello spazio libero qua, è qua che metto il marker, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Esattamente nella parte opposta vado, sempre così, trovo la linea di mezzo, vado, eccola, è prima della linea di mezzo. Adesso, dicevo, dobbiamo praticamente in questo modo, l'angolo con dove ho messo il marker, e uniamo solo e solamente qua, ecco, da uno spazio all'altro, e vi faccio vedere qua come si fa, perché qua c'ho anche il filo, non l'ho rotto, insomma, diciamo l'ho rotto, però adesso lo faccio il mio nodino speciale qua, ok? E vi faccio vedere, quindi sono nel mio angolo e devo chiudere qua e qua, questi due praticamente, ok? Per cui è molto molto semplice, entro qua nello spazio, no scusate, faccio una catenella, entro in questo e poi anche in questo. Faccio un punto basso, 1, 2, 3, salto e chiudo anche qua. Io adesso proprio l'ho fatto sul davanti, non l'ho fatto sul rovescio, ma fa proprio niente, quindi non si vede lo stesso. E taglio il filo, quindi io in questo modo ho creato la manica, vedete? Se vi sembra troppo larga, unite ancora uno. Ok, quindi questo voi lo provate e poi vedete quanto larga è, se vi sembra. Io penso di fare un'altra unione qua, perché mi sembra un po' troppo larga. Quindi qua è la circonferenza manica che vi serve. Sì, così è troppo larga. Comunque non voglio andare a fare delle diminuzioni, per cui mi sembra troppo larga. Unisco, quindi vado a unire. Ma questo dopo lo mettete... praticamente ve lo mettete addosso e vedete, ecco, ho fatto due unioni, non si vedono neanche, e la mia manica è perfetta, è larga abbastanza, perché questa dopo viene così, vedete? È in questo modo che viene, ok?
e faccio la, adesso taglio il filo, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi l'ho messo così per farvi vedere come viene dopo aver chiuso la prima parte. Viene così, e quindi da tutto intorno sul davanti, partendo da giù dalla parte sinistra, no, andando tutto intorno, dobbiamo lavorare una bella grande parte di bordino. Per cui adesso vi voglio far vedere come si lavora il bordino e dopo aggiungiamo le maniche, quindi è abbastanza, cioè è molto semplice. E per il bordino vedete che io ho messo quei due, non si vedono, un attimo, sì, si vedono i due marker. Allora io da dove ho chiuso, da dove praticamente ho, vengo un po' più vicina, ecco, così riusciamo a capire. Quindi io da dove, esattamente da dove ho chiuso le maniche, cosa ho fatto? Semplicemente ho contato, cioè praticamente solo intorno al collo mi serve, ok? Quindi solo intorno al collo fino sul davanti un po', ok? Mi serve da un lato e dall'altro. Certo che dalle due maniche, dalle maniche fino ai marker, dobbiamo avere lo stesso numero di gruppi da tre punti alti. Per questo che ho messo i marker, perché da un marker all'altro intorno al collo farò alcune diminuzioni, perché dobbiamo stringere un attimino, ok? Quindi queste essendo dette, adesso torno sul tavolo di lavoro per farvi vedere come lavorare esattamente che cosa? Il bordino davanti. Quindi partiamo a sinistra tutto intorno e arriviamo sulla parte destra. E adesso vediamo come lavorare dall'angolo giù, sinistra in basso, come vi ho fatto vedere sul manichino. Andiamo quindi opposto dall'angolo che abbiamo unito per la manica, entriamo nella prima catenella, facciamo 3 catenelle per il primo punto alto e adesso lavoriamo in questo modo. Nei gruppi da 3 punti alti lavoriamo appunto 3 punti alti. Poi qua dove normalmente dovremmo arrivare a lavorare il punto qua, lavoriamo nel punto un punto alto, magari un po' più lungo, lo lavoriamo così. E poi di nuovo 1, 2, 3 e 1 in mezzo. Quindi in poche parole lavoriamo tutti i punti. Ok. E qua entriamo nel punto, non intorno, ma nel punto, così. E di nuovo 1, 2, 3. E andiamo giù e lavoriamo un altro. E poi di nuovo 1, 2. Giù un altro in questo modo andiamo avanti. 1 2 3 andiamo avanti così fino al marker dove abbiamo messo il marker, no? Intorno al collo. Qua vi farò vedere come lavorare. Ho lavorato l'ultimo prima del marker, ho tolto il marker e adesso guardate come lavoriamo. Questo ultimo lo facciamo così, 1 e qua giù andiamo 1 e li lavoriamo insieme. E qua mettiamo di nuovo il marker, così lo so che da qua ho iniziato con le diminuzioni. Poi guardate come facciamo. 1, 2 e questo con questo li uniamo in una diminuzione. 1 e andiamo giù 2 e chiudiamo insieme. E andiamo avanti sempre così. 1, 2 e invece questi due insieme, 1, andiamo giù 2.
2 e di nuovo 1 2 e poi 1 e 2. Ok, in questo modo andiamo a fare un bel po' di diminuzioni proprio per avere il collo più stretto, insomma, cioè per creare praticamente il girocollo. E andiamo a lavorare in questo modo fino alla fine del marker, dopodiché continuiamo a lavorare normalmente. Allora, sono arrivata alla fine giro, quindi mi trovo, sono partita, provo a farvi vedere così, piegato in lunghezza, e sono partita da qua, da qua, tutto intorno, sono arrivata qua. E da qua torno indietro. Adesso facciamo, stabiliamo il nostro disegno, diciamo, facciamo un punto alto in rilievo dietro, uno davanti. Il primo e l'ultimo sarà un punto alto normale, 3 catenelle per il primo, un punto alto normale nel punto alto normale. Per lavorare il punto alto in rilievo da dietro, entriamo appunto, tengo così, filo su uncinetto, entro da indietro intorno al punto. Praticamente, se voi guardate, l'uncinetto ce l'ho davanti al punto, il punto è proprio lo spinto indietro. Prendo il filo e torno davanti e indietro, 3 anelli sull'uncinetto, lo lavoriamo e il punto alto in rilievo davanti. Semplicemente entro davanti intorno al punto, esco davanti. Se voi vedete, abbiamo l'uncinetto in questo caso indietro al nostro punto, il punto è davanti, quindi filo sull'uncinetto da indietro, in questo modo abbiamo l'uncinetto sul davanti e il punto sull'indietro. Per me è questa la differenza. Adesso non so, e andiamo avanti a lavorare. Non lavorate molto stretto, perché comunque questo è un punto elastico, per cui stringe abbastanza, ok? E questo sarà il modo. Quindi questo è stato indietro, davanti è semplicissimo. Prendo il filo, lavoro il punto, indietro è un po' più difficile perché dobbiamo tenere il filo in questo modo, anche quando portiamo il filo indietro. Quindi questo è davanti. Ho un video, ecco, lo teniamo così, entro da indietro intorno al mio punto, esco indietro, prendo il filo, me lo porto esattamente contrario a ciò che ho fatto con l'uncinetto, però la stessa traiettoria, però al contrario, come dire, ecco, filo sull'uncinetto e questo, entro così, esco qui. Prendo il filo, adesso esco sul davanti, poi di nuovo sull'indietro dal lato contrario, filo sull'uncinetto e lavoriamo il punto. Ok. In questo modo vogliamo andare avanti tutto intorno e in questo modo praticamente lavoreremo tutto il nostro bordino. Ciò che abbiamo sul davanti lavoriamo sul davanti, ciò che abbiamo sull'indietro lavoriamo sull'indietro. Quindi il modo più bello per finire, fare, lavorare insomma il bordino sul davanti per il nostro bellissimo progetto qua, ecco. Mentre stavo lavorando qua sulla parte intorno al collo, mi è venuto in mente di dirvi, ecco, una cosa. Semplicemente, quando vedete, questi due sono lavorati insieme, per cui questo è sul davanti, vado dietro, davanti, e quando arrivo a questi non li lavorate separatamente, ok? Quindi prendete tutti e due intorno ad entrambi, dobbiamo andare, lavorate abbastanza stretto, quindi davanti, dietro, e questo lo dobbiamo prendere davanti, quindi intorno a tutti e due, non solo uno,
Perché se andiamo intorno solo ad uno non abbiamo praticamente concluso niente nel giro di nel quale abbiamo, nel primo giro nel quale abbiamo fatto le diminuzioni, no? Ecco, questo è davanti, adesso lo dobbiamo fare dai dietro. Vado intorno a tutti e due. Vedete così? Guardate come si stringe intorno al collo, praticamente diventa un po' più stretto, quindi insomma prende proprio la forma di insomma, un giro collo. Arrivati alla fine del primo giro, praticamente con il punto alto in rilievo davanti, sempre nel prossimo giro ciò che abbiamo lavorato, quindi praticamente come si lavoriamo come si presentano i punti. Il primo sono le 3 catenelle perché l'ultimo è stato un punto alto normale e vediamo, abbiamo punto alto in rilievo davanti, lavoriamo punto alto in rilievo davanti, poi punto alto in rilievo indietro e quello lo lavoriamo. Quindi lavoreremo in questo modo, su e giù, tutto intorno, tanti giri quanti abbiamo bisogno per coprire la parte davanti. Adesso siete voi a a completare, ecco, proprio quanti vedete. Quindi in questo modo andiamo a continuare a lavorare il nostro bellissimo bordino tutto intorno, su e giù, come dicevo, per quanto vogliamo che sia largo il bordino davanti. Possiamo aggiungere a metà strada anche un'asola. Per fare l'asola praticamente saltiamo uno o massimo due, perché dopo diventa troppo brutto lo spazio, massimo due. Proprio io ho tenuto qua, ecco, proprio per l'asola, ho tenuto qua questi, che così più o meno lo so dove è il collo e forse dove ho le maniche, qua metterò un bottone importante. Non voglio mettere più bottoni, solo uno importante e basta, o magari nessuno, e la chiudo con una bellissima spilla. Quindi questo non ho ancora deciso, vedrò. Ci vediamo qua dopo aver finito il bordino per le maniche. Quindi ho quasi finito il davanti, ma voglio ancora lavorare alcuni giri, perché non lo so, ho fatto una ventina di giri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sì, 16, 17, 18, 19, quasi 20, o 20, non mi ricordo di sicuro, non riesco adesso a stare a perdere del tempo, non ha senso. Comunque una ventina di giri e ne vogliamo fare comunque ancora un po', perché sui 18 centimetri sono, sui 18 centimetri su una parte ne voglio fare ancora un po', perché lo voglio larghino, no? Perché è un capotino, quindi deve stare leggero. Adesso vi faccio vedere come lavorare la manica. È semplicissimo, andiamo a lavorare in tondo con lo stesso punto che abbiamo lavorato il tutto. Per iniziare, qui in mezzo andremo nella primo spazio qua degli aumenti del quadrato e faccio un punto alto, 1, così volevo fare, prendere questo, no? Bene, quindi faccio un punto alto, poi qua in mezzo dove ho fatto l'unione, proprio qua entro e faccio il secondo, e poi nell'altro spazio faccio il terzo. Quindi questo sarebbe il mio primo gruppo da 3. Poi semplicemente salto da qua in mezzo a questi due e inizio a lavorare tutto intorno, proprio il modello com'è, no? Perché praticamente adesso, come vedete, andiamo a lavorare tutto il modello com'è, fino ad arrivare ai miei 3 che li ho appena fatti.
Quindi ho lavorato l'ultimo, salto questo, entro nel primo punto e adesso per rimanere in mezzo praticamente un giro lo inizio in questo modo, una catenella e vado qua indietro un po' e lavoro il mio primo gruppo da 3. Questo è il secondo giro, no? Ok, provo ad agganciarmi qua, non provo ma proprio lo faccio. Ok, ancora uno, saltiamo uno e entro qua e adesso vado a lavorare il secondo giro normalmente. Vi volevo, ups, anche qua vediamo dove devo agganciarmi qua. Ok, quindi vado a lavorare tutto in tondo. Questo l'ho saltato, nel prossimo giro lo devo lavorare, no? Perché è così che si deve fare. E vado tutto intorno. Adesso ho finito anche questo secondo giro. Ecco, così. Quindi salto questo e dentro qua. Nel primo punto alto praticamente faccio punto basso e adesso per il secondo giro e alternerete questi due modi di iniziare, faccio una catenella ma non vado indietro, però faccio tre punti bassissimi sui tre punti del primo gruppo e inizio nel secondo gruppo, tra il primo e il secondo gruppo del giro precedente, e nell'altra modalità, la seconda modalità, iniziamo sempre tra il primo e l'ultimo gruppo del secondo del giro precedente. Ok, faccio una catenella, entro nella catenella qua, 2, entro così di nuovo 2. Ok, e adesso semplicemente prendo questo per questo primo che l'abbiamo messo e vado a lavorare tutto il giro. Ok, non si fa nessuna diminuzione, semplicemente alla fine se vi sembra un po' larghina, a me la manica è venuta proprio giusta, però magari se vi sembra larga con un uncinetto da 4, magari mezza misura più piccola, comunque lavorate un bel bordino come abbiamo fatto questo sul davanti, esattamente uguale. E così avrete stretto per bene intorno al polsino. Ok, quindi queste essendo dette abbiamo finito il nostro cardigan partendo da un quadrato. Certo che questo tipo di cardigan si può realizzare con qualsiasi tipo di quadrato, quindi non abbiamo proprio limiti. Basta prendere un quadrato e fare la parte dietro e le maniche, no? Come vi ho fatto vedere, piegare per fare le maniche e poi tutto intorno facciamo il davanti e può rimanere anche tipo un gilet senza maniche, starebbe molto bene, magari con un filato, un po', con un quadrato non così pesante, perché questo è proprio un capotino visto il modello, no? Che è bello bello doppio, no? E per cui insomma è un modello che si può applicare a tanti tanti altri quadrati. Io vi ringrazio di avermi seguita, spero di avervi fatto una cosa gradita con questo modello, spero di vederne tanti nel nostro gruppo. Fatemi vedere dall'inizio che filato avete scelto, che colori avete scelto, e sotto avete il link del filato che ho usato. E non vi scordate di iscrivervi al mio canale di YouTube per non perdervi neanche uno dei miei tutorials e non vi scordate di visitare il nostro negozio online di filati. E certo non esitate mai di scrivermi se avete delle domande sui filati da scegliere per vari progetti che volete realizzare. Ciao!